approfittiamo di questa favolosa giornata per finire il giro che ho fatto ieri. Poi, come al solito, ho sbagliato l'impostazione di registrazione, quindi saliremo a Balestrino, dove comincia a fare brutto, speriamo bene, e arriviamo al santuario e proviamo a scendere tutte quelle creste là in cima, ovvero Monte Acuto, Monte Sopra Toirano e poi scendiamo dal Monte Piccaro. Questa dritta a me fa i Prati di Maria, da lì si prende tutta la riserva della Rocca Grande, Prati di Maria. Ci sono un sacco di trail dei ragazzi di Erli, molto belli, assolutamente consigliati, assolutamente tenuti bene. Mi raccomando, alla fine fate la dotazione col QR code perché se lo meritano. Io invece ora farò la mulattiera, abbastanza strapiombosa ma facile, che ci porta al forte di Poggiogrando Due Fratelli, quindi scenderò al santuario di Monte Croce e poi vediamo. Trattino impervio questo, E arriviamo al primo bivio. Come vedete, questa alla mia destra porta alla Valle Auzza, che ora vi faccio vedere. La Valle Auzza è questa sotto di me, dove appunto c'è quel trail molto difficile. Non potete sbagliare. A metà c'è un bivio che vi fa scendere dentro quella valle. La pendenza e le difficoltà le vedete, sono quelle. È quasi tutta S2, S3, con qualche passaggino S4 se non l'hanno aggiustato. Invece, proseguendo in una molto più facile, si sale ai ripetitori di Poggio Ceresa, che sono quelli di fronte a me. Ecco, siamo dove purtroppo la strada è franata. No, si passa ancora molto bene. Diciamo che è una frana da poco, dai. Certo, la ripristinassero per tempo sarebbe meglio, perché poi alle prossime piogge torrenziali rischia di aggravarsi tantissimo. Breve sosta per mollare un po' la pressione delle gomme, perché l'avevo scordata per fare asfalto, quindi. E ora si sale meglio. Qua è mangiato dai cinghiali. Questo è un altro pezzo un po' più duro. È sempre smosso. Ancora un paio di tornanti e ci siamo. Yeah.
grande Olimpia. Eccoci all'ultimo forte in cui vi ho parlato nei video inerenti al forte di Rocca Liverna. Questo fa parte dello stesso sbarramento. È costituito da un fossato che lo circonda tutto, questa carraia che però purtroppo è marcita, è venuta giù, una volta non c'era proprio. Hanno fatto un tentativo di ristrutturazione che però finiti i fondi è stato dismesso e quindi è stato vittima di estremo vandalismo. Ora, se riesco, ve lo riprendo da sopra, ma direi di sì. Praticamente siamo dentro il forte, queste sono le poste di artiglieria e quelle sono le riservette. Ora proviamo a scendere, che terribile sta discesina. Oltre queste piazzole di artiglieria ce ne sono altre due là. Queste sono, siamo sulle murate e poi abbiamo la porta carraia vista da dentro. Sì, un po' peggiorato, un po' rovettato, però niente di particolare. Qua una volta c'erano le cucine bellissime, tutto inox, poi sono venuti qualche notte, ha rubato un sacco di roba. Questi sono, l'acqua arrivava da sotto tramite questi tubi, finiva lì dentro dove c'erano le pompe, anche quelle le avevano rubate. Lo abbiamo avuto in concessione per un paio di gare di soft air, molto bello. Ci sono anche dei sotterranei. Il forte si snoda tutto all'interno delle mura, dei sotterranei che se volete visitare richiedono comunque l'utilizzo di una torcia. Vabbè, ora in HRD probabilmente non riuscirò a filmare, ma si snoda all'interno, curva a sinistra, poi finisce. Invece di là c'erano tutte, qua non si vede ma sono cunicoli, finiscono subito. Ci sono poi le camerate, i bagni e il deposito munizioni col caricamento cartocci che sono giù in fondo. Queste sono tutte camerate a sinistra. Questi sono i cessi o bagni col buco. Qua anche, questo era il pozzo nero e là c'erano tre bagni ottocenteschi. Qua c'era l'ispezione, qua c'era sicuramente la polveriera.
che è, non so se si vedrà, ma ecco, c'è la scritta polveriera, questa era la polveriera con tutte le polveri e tutte le reazioni del caso. Qua invece c'è, diciamo, c'è il sotterraneo, che adesso non ho torcia, non ci entro, che porta a un'uscita nel forte d'emergenza sul costone della montagna. Non è lunghissimo, ma è estremamente affascinante. Sarà lungo una quarantina, cinquantina di metri. Lì assolutamente buio pesto. Occorre munirsi di adeguata illuminazione. E se siete molto alti, anche di un caschetto, perché l'ultimo pezzo lo faccio io accucciato, che sono 1,70 m. Quindi via si va. Ultimo giro murata. Eccoli. Qua, se non fosse per quest'albero, si potrebbe anche provare a passare. Ok, invece in salita si rischia di sbattere nell'albero. Il problema adesso di scendere giù è dato dai roveti, ce ne sono davvero tantissimi, al di là della bruttezza e della pendenza di sto coso, che comunque sì, S3 sicuramente. L'obiettivo di oggi è fare il crinale, ma mi sta già passando la voglia a vederlo così. L'ho già fatto, ma è tosto forte, ragazzi. Salire il crinale fino al Monte Acuto, che è quello più alto, e arrivare a Borghetto. Mi faccio un pezzo, ma mi sa che perderò la passione. Intanto ci buttiamo giù di qua e poi dovrò scendere assolutamente per evitare i roveti. Il guanto da moto della Tucano è eccezionale per i roveti, non si sente niente, è un accessorio quasi indispensabile qua. Aia! Siamo arrivati alla fine della mulattierina del forte e là, tac, alla mia sinistra si va a Poggio Ceresa, alla mia destra si va al santuario che si intravede. Questo è il santuario di Balestrino, da secoli in costruzione, no, non è da secoli. Prima c'era un piccolo santuario in alto, dopodiché hanno deciso di fare questa abbastanza brutta, direi, insensata mega chiesa, che però è un'opera incompiuta. Non so se gli sono mancati i fondi o cosa. Qua è gugliata tanto, guardate qua, dall'ultima volta. Sono
bisogna stare attenti a queste pietre a punta. Poi c'è ovviamente un passaggio più in là che è un po' particolare, che vi farò vedere. Comunque davvero pendente. Ho il culo proprio fuori sella. Questo è il passaggio delle Termopili. Ve lo faccio vedere così. Qua quando c'è vento forte non si sta letteralmente in piedi, che è questo buco in mezzo alle rocce. Oh, niente di particolare, sia chiaro. Ma l'ultima volta c'era la scritta e allora, visto che l'hanno chiamato le Termopili, vedete le Termopili, poi c'è qualche menhir di roccia, comunque affascinante. Passato questo, che secondo me è un S3, anche S4, questo visto da sotto è davvero brutto, fa più paura da sotto che da sopra, ed è strano perché di solito è il contrario. Comunque, immaginatevi di dover affrontare per circa un'ora, ora vediamo quanto sarà questa pietraia. Non è banale. Poi là c'è il pezzo più brutto che lo vedete, ce l'ho di fronte a me. Altro pezzo brutto che si è ulteriormente scavato. E questo è masticazzi. Ma veramente masticazzi. La moto con cui lo facevo era un KTM 600. Da 130 kg. Qua c'è proprio un giardino di pietre acuminate. Questo potrebbe essere difficile anche in moto. Consideriamo che in 30 anni, eccola lì, l'erosione ha fatto il suo. Quindi noi magari c'era della terra, della vegetazione, ha scavato. Di qua direi che ma sono lunghissimo, si può provare anche a salire, ma piccolo panorama su Albinga prima di affrontare un altro tratto maledetto che è quello lì di fronte a me. E sì, l'ho fatta anche con le bici mountain bike anni 80 non ammortizzate, queste, con la mia bellissima Olmo
dotata di un provvidenziale spallaccio che consentiva di affrontare i tratti più duri. Terminato il GPS, comunque quello là è il monte Acuto con sopra la croce e quello dopo è il monte sopra Toirano. Adesso proviamo ad arrivarci, tanto da qua il pezzo è terribile per quanto riguarda le pietre, si attenua un pochino, non sbette, sia chiaro, ma si attenua un po' il problema, nel senso che c'è qualche tratto superato abbastanza godibile. Vedete, queste sono le famose caselle che mo vi faccio vedere, perché qua c'erano le pecore, qua ci stava il cane o la roba e qua si ci riparavano. Questa è ancora abbastanza ben conservata. Qua si segnala la presenza di daini sicuramente, ma anche di cinghiali, come avete visto prima, che scavano parecchio, e di qualche lupo. Mi hanno detto che nella valle qua a fianco, cioè scollinato subito lì, hanno trovato le tracce dei lupi, che è possibilissimo. Oggi Dani non ha ancora visto, vuol dire che i lupi se li sono mangiati, evidente. E poi c'è quella bella salita che vediamo là, poi vi faccio anche il panorama, che ho già fatto secondo me con la muscolare. Ora vederla di qua sembra improponibile, la registro, tanto vedete un'altra casella alla mia sinistra, la registro perché è un appeal della Madonna questo. Sì, anche questa è ben conservata. Vabbè, mettiamo race e accorciamo e ma si può fare, che dite? C'è il taglio a sinistra, però voleva arrivare fino al monte. Vediamo, dai. Intanto ci facciamo misurare la pendenza dal GPS. Siamo sul monte Acuto. Siamo sulla vetta del monte Acuto. Non c'è scritto però. Va bene. Qua si ha una panoramica di Balestrino completa, però sta salendo foschia. Un vero peccato perché il posto è estremamente panoramico. Una vera figata, si vede tutto, qua si vede probabilmente il Pizzo d'Ormia, il Mindino, il Carmo, la Gallinara, se è chiaro si vede anche la Corsica. Vabbè, forse sarei dovuto partire 2 ore prima perché la nebbia sta salendo adesso. Però come tutti i pensionati me lo sono menato, quindi come dice Guccini, di uno che ha tanto tempo ed anche il lusso di sprecarlo. E su questa citazione chiudo il Monte Acuto, poi Monte sopra Toirano, c'è ancora questo Rock Garden che è fastidioso, dove
devo stare molto attento ai pedali. Adesso guardo, mi sembra che la traiettoria migliore sia questa. Siamo sul Betano Dotto, lo si riconosce, vabbè, per gli classici sfiati. Quella che segue il Metano Dotto, che è lì, che si può prendere anche dalla cima del monte, è quella che porta a Toirano, che è vero che il sentiero non si vede, però l'hanno verniciato di giallo, adesso che ci sono lo vedo. Eh sì, mi sembra anche abbastanza pulito, se non è franato alla morte. Si può fare. Ok, confermato. Allora, questo che arriva è quello che arriva da sopra, che ho fatto vedere prima, che ho già fatto vedere a piedi. In passato ho fatto anche questo, ma oramai è chiuso. E questo è quello che ci porta giù, trovato. Sono molto soddisfatto. Quindi, a parer mio, si fa anche in salita, sicuramente questo tratto, ma poi di lì in poi l'ho già fatto, è abbastanza fattibile. Questo canyon è bellissimo, signore, veramente bello. C'è solo una piccola frana lì, ma si passa tranquillamente. Tanta roba, complimenti a chi l'ha pulita, perché l'ultima volta che ci sono passato a piedi era praticamente chiuso. Fantastico, fantastico. Un motivo per andare piano in questi sentieri è questo. Classico ramo spaccacambio, spaccacazzi. Meno male che andavo pianissimo, altrimenti mi avrebbe divelto il deragliatore. Quindi, attenzione. Se su Garmin mettete Poggio Rotondo, non potete sbagliare, perché vi porta sulla retta via per una volta. Una rarità. Siamo arrivati a Poggio Rotondo, in men che si dica. Pensavo di essere molto più avanti, eppure l'ho fatta ieri. Quindi sono indeciso se scendere dal Poggio Rotondo, ma è tutto bruciato, un po' mi scoccia, o rifare quella di ieri. Di quella di ieri ho già i video, però li rifarò lo stesso. Come ho detto, questo è Poggio Rotondo, ce n'è una a sinistra che si intravede che scende e arriva giù. Oh. Meno male che ho messo gli occhiali. Siamo quasi alle antenne del Monte Piccaro. Le antenne le vediamo lì. C'è quest'ultimo pezzetto un po' tossico, diciamo. Insomma. Credo di essermi meritato una bevuta, ma me la farò alla cappelletta, tanto vi ci porto. Questi sono i ripetitori e quella è la cappelletta del Monte Piccaro,
Ok. E anche questa qua scalpita un po' troppo però, no, c'ho il piedale piantato. Vai. Bene, siamo arrivati all'edicola del Monte Piccaro. Facciamo una ripresa da più distante. Eccola, questa di notte è illuminata. Da qua si vede bene la Gallinara, la piana di Albenga e tutto il circondario fino a Punta Crena, che è quell'apice che si vede sullo sfondo alle spalle di Varigotti. Lasciata la cappelletta, cominciamo questo sterratino che ci porta al Castello Borelli. Questa è la vegetazione presente. Questa è una panoramica. Ecco qua. Ieri ho fatto un bel sbosco per poter allargare la curva. Il bivio a destra ci porta a una casa e poi a Ceriale con un pezzo S5 da fare a piedi, che ci vuole il pelo dei 20 anni. Sì, ora la curva si fa, prima era completamente ostruita. Ora ho preso il bivio a destra che ci porta a Borghetto, questo ha qualche passaggio S3. Quello che sono venuto col martello ad aggiustare per evitare di capottarmi di nuovo. Ecco, da questo pezzo in poi è appena un po' più difficile, ma non tanto difficile. Qui è quel pezzo dove mi sono piantato. Adesso ci ho fatto un segno con la pittura, così non mi pianto più. Qua devo stare attenti al cambio, però non per ripetermi, ma dovrebbe essere finito. Sì, direi che il pezzo gradinoso
brucia copertoni e finito. Quindi siamo ai saluti e baci. Gira davvero bello, se avete un po' di tempo e non vi spaventa fare 200-300 metri a spinta, è un giro da fare assolutamente. In una bella giornata, panorami fantastici, bello. Questo è il villaggio Torino di Borghetto Santo Spirito e per oggi è tutto.